canale YouTube di Luigi Gaudio. La prima parte del primo capitolo dei Promessi Sposi. Bene, vediamo come incomincia quindi questo romanzo. Possiamo definire questa prima parte come una sorta di overture. Il primo capitolo è un overture del romanzo in un'opera lirica. Non so se conoscete le opere liriche di Rossini o di Verdi. All'inizio c'è un brano strumentale, sinfonico si dice, che si chiama overture. In questo brano è come se il nostro autore, Verdi, Rossini, Puccini, eccetera, ci mettessero in embrione tutto quello che poi verrà sviluppato da un punto di vista musicale. Ci sono dei motivetti musicali che poi ritroviamo nel corso dell'opera lirica. Ebbene, la stessa cosa che fa Manzoni in questo primo capitolo. Si condensano elementi dei contenuti e quindi nel primo capitolo si parla della società del Seicento, soprattutto vedremo della giustizia nel Seicento, dei bravi, e dei preti e dei poliziotti anche nel Seicento. Poi ancora elementi della struttura del romanzo. Infatti in questo capitolo troviamo sia descrizioni, la descrizione iniziale, quel ramo del lago di Como, delle chiese insomma, le narrazioni, quindi Don Abbondio e i bravi, e l'impedimento del matrimonio. È un po' tutto condensato in questo importante primo capitolo. Ecco, proprio dicevamo la descrizione, il romanzo si apre con una descrizione. Le descrizioni manzoniane sostituiscono un'opera di pittura o quasi un'opera cinematografica, qua una inquadratura cinematografica, sia che si tratti di vedute, paesaggi, di interni, ritratti, quadretti di genere o notturni. Sono molto importanti le descrizioni nei Promessi Sposi. Vedremo ad esempio per quanto riguarda i personaggi le descrizioni di Fra Cristoforo, della monaca di Monza, i paesaggi, il palazzotto di Don Rodrigo, il castello dell'Innominato. E qui una descrizione per inquadrare nello spazio la nostra storia, la nostra vicenda. Dove è avvenuta? È avvenuta nelle chiese, è avvenuta nei dintorni di Lecco. È quasi una scena cinematografica, dicevamo, perché è come se lui avesse in mano un obiettivo che dall'alto di un elicottero, non so, quasi all'inizio ancora più in alto, quasi una cartina geografica, poi mano a mano riuscisse a mettere a fuoco sempre di più vicino, fino ad arrivare appunto alla viottola, cioè alla stradina sulla quale passeggia Don Abbondio, una specie di grandangolare, no? Il grandangolare dall'alto, quel ramo del lago di Como che poi diventa sempre più un teleobiettivo che zoomma e ci permette di mettere a fuoco quindi anche i particolari più piccoli. L'andamento quindi è centripeto, quindi dall'esterno verso il centro, verso il cuore, verso il particolare, insomma. Quel ramo del lago di Como. Come vedete il lago di Como si biforca in due e c'è uno che va insomma verso ovest ed è il ramo di Como e un altro che va verso est o sud-est, il nostro autore dice volge verso mezzogiorno, quindi diciamo verso sud, che è il ramo di Lecco appunto, quello che volge a sud, tra due catene non interrotte di monti, quindi in mezzo a delle montagne, no? questo ramo del lago di Como, tutto a seni e a golfi, quindi tutto fatto di insenature, di golfi. Quindi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, le montagne sembrano quasi voler, certe volte, volersi bagnare nel lago, non so, cioè quasi, in certi punti, quasi a strapiombo sul lago. Dice. Poi l'Adda, ecco l'Adda è il fiume che si trova nella Valtellina e che quindi si immette nel lago, ma poi diventa emissario, quindi esce nuovamente, quindi fuori dal lago, appunto dal ramo di Lecco, per proseguire nella Bergamasca. La catena dei monti la si può vedere sin da Milano, quindi nei giorni di sereno si possono vedere i monti del Lecchese, e poi infine Lecco. Infatti dicevamo che mano a mano
da questa visione dall'alto, poi dopo ci si concentra anzitutto la cittadina, no? Quindi la cittadina di Lecco, la principale di quelle terre, cioè il paese più importante che si trova in questo ramo del lago di Como, che dà nome al territorio, il Lecchese. No? Giace poco discosto dal ponte, c'è un ponte quindi, alla riva del lago, anzi viene in parte a trovarsi nel lago stesso, un gran borgo al giorno d'oggi, che si incammina a diventare città nell'Ottocento. No? E oggi appunto una città, capoluogo di provincia, qui potete vedere uno scorcio di Lecco. L'ironia, dicevamo, è la tonalità generale del libro, dice Alberto Brasioli. Lo si vede sin dalle prime parole, quando appunto l'autore parla di Lecco. Parliamo di Lecco nel 600, cioè ai tempi in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo, cioè Lecco, già considerabile, era anche un castello, c'era il castello di Lecco, e aveva perciò l'onore di alloggiare un comandante. Come vedete, in grassetto, ho messo l'espressione ironica, l'onore, non è per niente un onore, anzi, era un tormento per i cittadini dell'epoca, no? Per i lecchesi dell'epoca, che ci fosse un castello. Adesso vedremo perché. Possedeva, ecco, il vantaggio, anche questo è molto ironico, non è un vantaggio, ma è uno svantaggio, di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli, che insegnavano la modestia alle fanciulle, ecco, è ironico, no? Nel senso che approfittavano, abusavano delle ragazze del posto e alle donne del paese, accarezzavano di tempo in tempo le spalle a qualche marito o a qualche padre, anche questa è un'espressione ironica, cioè li bastonavano, cioè prendevano le donne e se gli uomini si ribellavano in qualche modo, cercavano di reagire, li prendevano a bastonate sulla spalla. Ecco, questo è fuori di ironia. Si parla di ironia quando si dice una cosa ma si intende un'altra, no? Ad esempio, faccio un esempio di ironia: come siete puntuali al mattino a scuola, E sul finir dell'estate non mancava mai di spandersi nelle vigne per diradar l'uve e alleggerire ai contadini le fatiche della vendemmia. Questi soldati di questa guarnigione di cui si faceva tanto onore, che portava tanto vantaggio ai lecchesi, quando era il tempo, quando era questo tempo, insomma, il tempo di settembre, eccetera, cosa facevano? Non mancava mai, che andavano sempre ad aggirarsi tra le vigne della gente, della povera gente del posto, per diradar l'uve, quindi per andare a prendere un po' d'uva, e alleggerire le fatiche della vendemmia ai contadini, in realtà per rubarsi, per portarsele via, per mangiarsele loro. Primo esempio di ironia manzoniana, questo brano ci mostra in modo ancora più esecrabile le soverchierie dei soldati, di quanto lo sarebbe stata una dichiarazione sdegnata. Non è con lo sdegno, ma è con l'ironia sottile che Manzone ci fa riflettere sugli abusi di questi soldati. Dall'una all'altra di quelle terre, dall'alture alla riva, da un poggio all'altro, correvano e corrono tuttavia, ancora oggi, ci sono strade e stradette, le conosceva bene Manzoni, che dicevamo passava mesi e mesi nella villa del Caleotto a Lecco. Strade e stradette. Per una di quelle stradicciole tornava bel bello dalla passeggiata verso casa sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628 Don Abbondio, curato d'una delle terre accennate di sopra. Ecco come termina la descrizione e incomincia la narrazione, i fatti, gli eventi, in maniera molto molto precisa. Addirittura ci dice proprio verso sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628. Cioè non è approssimativo, è molto preciso. No? Ricordate che certe volte, per quanto riguarda gli spazi e i tempi, i narratori possono usare un linguaggio indeterminato. Qui invece è molto preciso. Alessandro Manzoni scrive un romanzo storico che ha la pretesa di raccontarci qualcosa che è avvenuto, o comunque, anche se è stato inventato, è verosimile che sia accaduto qualcosa del genere all'epoca.
ci parla del 7 novembre. Perché dice 7 novembre? Perché poi, per tutta una serie di motivi, Renzo deve essere l'11 novembre a Milano, proprio quando c'è il tumulto di San Martino, appunto l'11 novembre del 1628. E quindi, tornando a ritroso, il matrimonio doveva essere il mercoledì 8 novembre. E il giorno prima del matrimonio, quindi il martedì 7 novembre, c'è il momento della passeggiata di Don Ambrogio, no? Che è curato di una di quelle terre, cioè di uno di quei paesotti che, accennati sopra, di quei sobborghi, insomma, di Lecco, di cui ha parlato prima nella descrizione. Insomma, Manzoni colloca con precisione, questo è un romanzo storico, l'inizio della narrazione, il 7 novembre del 1628, cioè il giorno prima della data prevista per il matrimonio. Infatti allora ci si poteva sposare anche di mercoledì, non era necessario sposarsi di sabato o di domenica. Anzi, l'importante era che non fosse di domenica. 4 giorni prima del tumulto di San Martino. Il romanzo si apre nel segno del realismo e della verosimiglianza, non solo per la data. La narrazione si interromperà 2 volte per dare sostegno storiografico alle sequenze narrative, dopo la descrizione dei bravi e dopo il dialogo fra Bravi e Don Abbondio. Questo primo capitolo contiene anche degli excursus, cioè delle digressioni storiche, delle riflessioni sui Bravi e sulla giustizia nel Seicento. Cioè ci vuol far capire subito che questo è un romanzo storico, è un romanzo quindi che ha un fondamento anche delle parti storiche importanti. Il nome di questa, né il casato né il personaggio, non si trova nel manoscritto né a questo luogo né altrove, l'abbiamo già spiegato prima, non dà nome a questo paese, paesotto di Don Abbondio, di Renzo, di Lucia, perché è un po' orate, un po' acquate, diciamo, questo sobborgo di Lecco. Perché comunque il romanzo storico è misto fra storia e invenzione. Cosa faceva Don Abbondio? Diceva tranquillamente il suo ufficio, cioè diceva le preghiere del giorno col breviario aperto davanti, buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo. Quando stava passeggiando e trovava dei sassi, li buttava ai margini della strada. Ecco, questo è il segno della banalità. Lui comunque legge queste preghiere non perché sia un uomo effettivamente religioso, no. Perché deve fare così, perché deve fare il curato e quindi deve fare questa cosa, ma non perché la senta profondamente. Secondo, cosa fa? Butta i ciottoli, i sassi via che facevano inciampo nel sentiero. Questa è un po' una metafora di quella che è la sua esistenza stessa. Cioè, lui, come vedremo in seguito anche la prossima volta, ha sempre vissuto un'esistenza in cui ha cercato di scansare gli ostacoli, di scansare questi ciottoli, questi sassi che gli si ponevano davanti alla strada, no? Non li vuole affrontare, non affronta la realtà, non è un uomo attivo, sempre passivo Don Abbondio di fronte alla realtà. Ecco, questa strada a un certo punto ha un bivio, si biforca, no? Dopo la voltata la strada correva dritta, forse 60 passi, poi si divideva in 2 viottole a foggia di un Y, ecco il bivio di cui vi dicevo. I muri interni delle 2 viottole, invece di riunirsi ad angolo, terminavano in un tabernacolo. Quindi c'era un piccolo tabernacolo all'incrocio fra queste 2 vie, la dove vi era questa biforcazione, sul quale erano dipinte certe figure lunghe, serpeggianti, che finivano in punta e che nell'intenzione dell'artista, agli occhi degli abitanti del vicinato, volevano dir fiamme. Altra presa in giro delle credenze, delle superstizioni e dell'arte un po' grossolana del Seicento, no? Dovete sapere che dopo il Concilio di Trento l'Italia fu costellata di sacrimonti o di tabernacoli, cappelle, cappellette, magari anche con raffigurazioni un po' grossolane, diciamo. E quindi questo pittore quasi quasi non sapeva neanche dipingere bene le fiamme, no? Alternate con le fiamme certe altre figure da non potersi descrivere, che volevano dire anime del purgatorio. Ecco un altro esempio di ironia manzoniana. Il curato, voltata la stradetta e drizzando come era solito lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che non si aspettava.
e che non avrebbe voluto vedere. Due uomini stavano, l'uno di rimpetto all'altro, al confluente, per dir così, delle due viottole. Proprio dove c'era questo bivio si trovano due uomini, e lui non è contento di questa visione, perché questi due uomini sono minacciosi, sono due bravacci, due scagnozzi di signorotti, insomma, due persone, due delinquenti, due tamarri, diremmo noi. Un di costori, a cavalcioni su un muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori e l'altro piede appoggiato sul terreno della strada, il compagno in piedi appoggiato al muro con le braccia incrociate sul petto. L'abito e il portamento e quello che dal luogo aveva raggiunto il curato si poteva distinguere dall'aspetto non lasciavano dubbio intorno alla loro condizione. Cioè, erano proprio dei delinquenti, erano dei bravacci. Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde che cadeva sull'omero sinistro, sulla spalla sinistra, terminata in una gran nappa e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo, due lunghi mustacchi arricciati in punta, una cintura lucida di cuoio e a quella attaccate due pistole, un piccolo corno ripieno di polvere cascante sul petto come una collana. È proprio l'aspetto di un delinquente. E infatti avevano il ciuffo, perché usavano questo ciuffo per coprirsi la faccia quando facevano i loro reati, ecco, i loro marachelli. Si dice bravate, ecco perché si dice bravate. Bravissimo. Ecco perché sono i bravi. La parola bravo allora non era una parola positiva, è una parola negativa, indicava i delinquenti, indicava proprio i malviventi, no? E poi avevano le pistole e poi la polvere da sparo, no? per riempire queste pistole. Un manico di coltellaccio che spuntava fuori d'un taschino dagli ampi e gonfi calzoni, uno spadone con una gran guardia traforata a lamine d'ottone congegnate come in cifra forbite e lucenti. A prima vista si davano a conoscere per individui della specie dei bravi. A questo punto incomincia un excursus, cioè una digressione in cui Alessandro Manzoni ci spiega chi sono i bravi. Lo fa citando le leggi del tempo contro questi delinquenti. Le leggi allora si chiamavano gride, si dice gride, non grida, perché è una parola che ha un altro significato. Vuol dire appunto le leggi, che comunque erano chiamate così perché gridate ai cantoni, quindi agli angoli delle strade, perché tutti quanti, anche quelli che non leggevano o non sapevano leggere, sapessero a cosa andavano incontro quando facevano dei reati. Ecco quindi le gride. I bravi sono delinquenti che facevano ogni sorta di ingiustizia, rubavano, malmenavano, uccidevano anche, per il loro padrone, il quale in cambio li proteggeva. Ecco, parleremo poi, abbiamo forse già parlato del clientelismo a Roma. Ecco, diciamo che in un certo senso i bravi erano dei clienti, quindi avevano dei protettori e per conto di questi protettori facevano tutto quello che chiedeva loro di fare il protettore, in cambio erano ospitati dal protettore, no? Che dava loro alloggio, li proteggeva. Le gride spagnole, riportate in questo excursus, in questa digressione, sin dal 1583, almeno fino al 1630, a dimostrazione di rigore storico e di verosimiglianza, erano molto severe. Cioè vuol dire quindi che sicuramente in quel periodo i fatti narrati nel romanzo vanno dal 1628 appunto fino al 1630, i bravi c'erano ancora, e come, no? Erano molto severe queste leggi, occorreva esiliarli, incarcerarli, torturarli, giustiziarli. Ma severe sulla carta, non nei fatti, non nella realtà, perché non c'era nessuno che metteva in pratica queste leggi. E così, adesso non ci soffermiamo, però cioè, tutto, vengono riportate anche qui in corsivo queste leggi, con tutti i titoli dei signori che hanno firmato queste leggi e hanno detto prendeteli questi bravi, incarcerateli, eccetera. Ma, vi ripeto, tutta lettera morta. No? E in questo modo Manzoni mette in ridicolo il concetto stesso di autorità dominante nel Seicento, tutta basata sull'apparenza e sull'esteriorità. Altri video didattici su